Ciao a tutti, oggi suoniamo un brano di Fulminacci che si intitola Una sera che mi è stato richiesto da Leonardo Fibonacci. Incominciamo subito e andiamo a vedere come funziona l'introduzione con una tablatura. Bene, il brano di Fulminacci incomincia con un'introduzione arpeggiata. Lo stesso arpeggio vale per l'introduzione e per la strofa. È un arpeggio che viene suonato con il palmo della mano destra che va a fare un piccolo palm muting, che quindi suona le note leggermente smorzate in questo modo. Quindi per suonarlo così utilizziamo questa parte della mano che andremo ad appoggiare sulle corde all'altezza del ponte, esattamente qui. È anche comodo perché ci dà un riferimento dove possiamo rimanere fermi e aggrappati per riuscire ad arpeggiare bene quando utilizziamo il plettro. Si può anche fare senza il palm muting e se volete vi ho messo anche le diteggiature se decidete di arpeggiarlo con le dita. Quindi in questo caso andiamo a vederlo con le dita prima di passare all'altra parte. Il pattern che utilizzeremo sarà pollice, indice, medio, anulare, medio e indice. Analizziamo le varie parti. Si parte con un do preso al terzo tasto con questa forma che si può diteggiare utilizzando tre dita, medio, anulare, mignolo, se vi è più comodo, come faccio io, usare un piccolo barré fatto con il mignolo. Si parte dalla quinta corda, si procede fino ad arrivare alla seconda e poi si ritorna sulla terza e la quarta, suonandolo così. Questo arpeggio per due battute. Dopo passiamo a un do diminuito settima, do diesis diminuito settima, anche questo con lo stesso pattern ritmico. Quindi andremo a mettere il medio al quarto tasto della quinta corda, l'anulare al quinto tasto della terza corda, l'indice lo andiamo a mettere al terzo tasto della terza corda e il mignolo lo andiamo a mettere al quinto tasto della seconda corda. Dopo andiamo a suonare un Re minore 7 al quinto tasto. La prima parte della prima battuta di Re minore 7 è arpeggiata allo stesso modo che abbiamo visto per gli altri accordi. Stesso tipo di pattern. Nella seconda parte dovremmo suonare la seconda, la terza e la quarta corda verso l'alto con una piccola aggiunta di un hammer-on tra il medio e il mignolo, quindi fra il sesto e l'ottavo tasto. Possiamo anche non farla legata, possiamo andare a suonare direttamente l'ottavo tasto e suonarlo pulito così che non c'è nessun problema. In seguito ci spostiamo alla parte di Sol maggiore che lo prendiamo per arpeggiare al terzo tasto. Il pattern di arpeggio rimane sia per il plettro che per la mano destra lo stesso. Partiamo però in questo caso dalla sesta corda. Ci fermiamo alla terza corda e poi ritorniamo verso la sesta. Quindi faremo sesta, quinta, quarta, terza, quarta, quinta. E ripetiamo. Unica piccola cosa da tenere in conto è che durante l'introduzione non facciamo questo arpeggio due volte, ci fermiamo alla metà della prima battuta e quindi suonerà così. Troviamo un ponte nella canzone che collega il ritornello e la strofa, dove c'è il suono di fisarmonica praticamente. È uguale a quello che abbiamo visto nell'introduzione, cambia l'ultimo accordo sulle ultime due battute. Invece di essere un Sol, è un Sol diesis, del quale andremo però in questo caso a suonare le quattro corde al canto. Quindi partiremo dalla quarta corda fino alla prima e poi faremo seconda e terza. Sentiamolo tutto completo. Quindi sono partito dalla posizione di Do, dopo mi sono spostato a Do diminuito 7, Do diesis diminuito settima, come prima, Re minore 7, come ho fatto prima, anche qui l'hammer on, per le dita il pattern diventa anulare, medio, indice,
di nuovo anulare medio indice e di nuovo anulare medio indice. Poi da questa posizione di reset mi sono spostato al sol diesis suonando solamente le prime quattro corde. La forma è la stessa, come se avessimo fatto il sol un semitono più avanti, semplicemente ho spostato il barré solo sulle prime due corde e poi ho abbassato anche l'anulare dalla quinta corda alla quarta e sono andato a suonare con il plettro le prime quattro corde. Questo brano a 64 bpm è in 6 ottavi, mano destra che suona tutti gli ottavi verso il basso, attenzione ad accentare bene il primo ed il quarto ottavo di ogni battuta per rendere al meglio l'idea del 6 ottavi. Sentiamo il ritmo. Come avete visto ho usato dei movimenti più larghi sul primo e sul quarto ottavo, mentre sugli altri ottavi restanti della battuta sono stato più stretto e ho usato meno forza. Sentiamo come suona con un accordo. Gli accordi della strofa e dell'introduzione li abbiamo visti prima, sono quattro, si incomincia con un Do, preso al terzo tasto, un Do diminuito settima, Do diesis diminuito settima, al quarto tasto, un Re minore 7 al quinto tasto e un Sol maggiore al terzo tasto. Se vi risulta scomodo utilizzare tutti questi barré potete accompagnare tranquillamente in prima posizione. Un'altra cosa che si sente sul disco durante la strofa e l'introduzione, gli accordi, anche questi sono suonati con il palm muting come l'arpeggio, quindi suonateli con questa parte della mano e cercate di stoppare le corde e di produrre questo tipo di suono. Sentiamo come suona la ritmica della strofa. Bene, gli accordi del ritornello sono quattro e sono un Do maggiore, un Mi maggiore, un Re minore 7 e un Do diesis. Anche questi accordi li possiamo suonare in prima posizione oppure suonarli con il barré a seconda di come ci è più comodo. Sentiamo come suona questa parte. Gli accordi del ponte sono 4 e sono gli stessi che abbiamo visto per quello che riguardava la parte d'arpeggiata, quindi ripetiamoli, sono un Do diesis diminuito settima, al quarto tentativo ce l'ho fatta, un Re minore 7 e un Sol diesis. Sentiamoli con la ritmica. Bene, queste erano tutte le parti del brano, qui di fianco trovate la struttura completa della canzone così potete suonarla sopra il disco. Se questo video vi è piaciuto come al solito lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate, condividete questo video, datemi una mano a far crescere il canale. Noi ci vediamo alla prossima con tutorial chitarra canzoni facili, ciao!